Si torna a parlare di giovani, di new generation, di talenti del territorio canavesano. Abbiamo iniziato in queste settimane parlando di cultura a 360 gradi con la pittura, con l'arte realizzata attraverso i fiori. In questo caso andiamo in quella che è una delle arti che ci accompagna quotidianamente, che è la musica. Con noi oggi abbiamo Andrea Baileni. Andrea, buongiorno. Buongiorno, grazie per il Ciao. giovane. No, dai, sei giovane sicuramente, ma Dimostro, ma ero più giovane. con te vogliamo fare due chiacchiere appunto sul mondo della musica, ma anche di quello che è il rapporto, non unicamente legato, diciamo così, alla realizzazione di pezzi o di album o di quelli che possono essere in live, anche se ne parlerete, ma del fatto che comunque tu sei principalmente anche un insegnante di musica. Sì. Perché sei musicista appunto a tutto tondo, ma hai anche questa caratteristica non da poco di trasferire quelle che sono, che è una passione, che è diventata sicuramente un lavoro, e che oggi ti permette di trasmettere questa tua cosa, questa tua passione ai giovani. Prima di tutto, come ti sei avvicinato al mondo della musica e soprattutto al mondo della chitarra, perché tu sei un chitarrista? Sì, ma allora è stato abbastanza casuale, nel senso che mia sorella voleva suonare la chitarra, si era fatta prestare una chitarra e poi lei l'ha lasciata lì nella sua custodia. Io ho cominciato a prenderla, suonavo tutto col pollice, su una corda Quanti sola. anni avevi? Ma in realtà non è che così, avevo 15 anni, quindi non ero neanche piccolissimo, si può iniziare molto prima. E niente, quindi io mi ricordo che ogni volta che sentivo una chitarra, senza sapere che fosse una chitarra nelle canzoni, mi prendeva in qualche modo, mi piaceva. E allora, una volta che avevo davvero la chitarra lì, ho cominciato a giocarci a orecchio. Ho sempre avuto un buon orecchio, anche da piccolo. Mi ricordo col flauto scrivevo già le melodie, magari di Titanic, delle cose, delle canzoni che andavano un po' più in voga ai tempi, magari con un film particolare, una pubblicità, qualcosa così. E ho continuato, da lì credo di non essermi mai fermato, cioè studiando sempre, sempre di più. Mi ricordo il periodo delle superiori, studiavo tantissimo, ma quando ho iniziato a fare l'università e poi l'ho lasciata, studiavo, ma davvero senza esagerare, 15 ore al giorno. Io mi ricordo, mi alzavo e suonavo. Pasolini diceva, che era una cosa che avevo messo anche nel mio sito quando avevo un sito per pubblicizzarmi, eccetera, eccetera, diceva che per lui scrivere era come mangiare, bere e dormire. C'era un bisogno esistenziale, quindi si alzava e non pensava che doveva mangiare per forza. Lo facevi perché il tuo corpo te lo chiedeva. E in qualche modo io mi ci rivedevo in questa sua descrizione perché mi alzavo e suonavo. Mia mamma mi veniva a chiamare e mi diceva: "Oh, ma hai bevuto oggi? Vieni a mangiare, vai con". E io ero sempre lì a suonare. Era un'ossessione, ero assolutamente ossessionato. Ed era una bella ossessione, perché poi anche a distanza di anni mi rendo conto che mi ha fatto bene e continua a farmi bene tuttora, è terapeutico. Tanto tu, appunto, dicevamo prima, insegni. Sì. Come è stato anche questo step del passaggio dalla passione per la musica, quindi suonare uno strumento, a decidere di condividere questa cosa con gli altri? Ma allora, forse perché studiando, cioè suonando tanto, diventavo un po' più bravino magari degli altri, dei miei coetanei e così, e quindi magari trovandosi con qualcuno che ti chiedeva, ma come fai quel passaggio? Come si fa quell'accordo che hai preso lì? Allora magari ho cominciato un po' a dare qualche dritta, diciamo così. Poi dovevo guadagnarmi i primi soldini, in realtà, mi ricordo perché ho cominciato a... Eh Pagnotta sì, fondamentale. ho cominciato a 19 anni a insegnare a due bambini, a due fratellini, se non ricordo male, perché una mamma ha detto, ah, ma tu suoni, quindi perché non gli dai due lezioni ai miei bambini che vorrei farli suonare? E da lì ho iniziato. Non lo so, inizialmente non mi piaceva neanche troppo, io volevo fare il musicista, volevo fare la rockstar, no? E poi nel tempo ho trovato il piacere davvero di insegnare perché mi sono reso conto quanto abbia aiutato me e quindi so quanto può aiutare ognuno di noi, quindi è una cosa assolutamente bella, oserei dire necessaria, anche se la musica è assolutamente bistrattata dalla politica, perché non siamo assolutamente riconosciuti dalla scuola, anche in qualche modo, cioè una materia, cioè quando fai musica è la materia di svago, un po' Certo. come ginnastica, mentre invece sono due materie assolutamente indispensabili per la propria salute mentale, anche la ginnastica stessa, proprio per i benefici che dà. E quindi niente, andrebbe un po'. Conosco il valore che ha facendola e quindi ci tengo anche a
come dire, a tramandarla, se si può, a farlo capire a qualcun altro, ragazzini, insomma. Tanto mi dicevi prima, telecamere spente, che poi in realtà non sei solo ai giovanissimi, ma anche a persone anche vecchissime, anche a quelli che sono un po' più avanti negli anni. Quindi il bello appunto di trasmettere questa cosa è che lo si può fare veramente a tutti, non c'è un limite. Assolutamente, sì. Io insegno, adesso porto l'esempio di un pittore, in realtà Ettore, che è una persona straordinaria, che ha sempre voluto suonare, e niente, però per un motivo o per l'altro la propria vita è sempre stata piena di impegni e di cose, quindi magari non c'è stato modo. Non appena, diciamo, è andato in pensione, la vita gli ha permesso, gli ha aperto un attimo uno spazio, lui ha deciso, oh, lo faccio. È iniziato. Ma lui, come tanti, anche magari un po' più giovani, però persone di 60-70 anni che vanno in pensione, dicono, ho sempre voluto suonare e non mi sono mai preso questo tempo, e adesso lo faccio. E quindi, tra l'altro, con buoni risultati, quindi nel senso basta un po' di impegno. Io lo dico sempre, imparare a suonare uno strumento lo può fare anche una scimmia, cioè si tratta di ripetere un gesto tantissime volte. Poi quello che fa quel qualcosina in più, l'estro, la creatività, eccetera, quel qualcosa che abbiamo innato, sono le nostre esperienze, è il nostro modo di vedere il mondo, quello che riusciamo a captare, e quello ci rende assolutamente unici. Cosa che, vabbè, adesso poi non voglio aprire un macro argomento, però per esempio oggi con l'intelligenza artificiale, dove si fa musica, ti scrivono i testi, l'intelligenza certo. artificiale, ti cantano le canzoni addirittura, probabilmente si perderà un po' quella parte umana, che è quella che poi noi cerchiamo quando ascoltiamo un artista. E quando ascoltiamo ci emozioniamo perché ci rivediamo in lui e diciamo, cavolo, io ho sempre pensato che l'arte fosse consolatoria, perché in qualche modo pensi, non sono solo, anche lui ha provato questa cosa qui, quindi mi aiuta a sentirmi meno solo, che è un po' quello che cerchiamo tutti. A proposito di meno soli, prima, sempre a voce ferma, perché aspetta, si parlava del fatto che oggi c'è YouTube, quindi c'è internet, c'è il grande mondo del web che ti permette di far conoscere, di scoprire, perché dicevamo prima, è molto più facile anche imparare tramite i video, comunque quello che si trova su internet, sull'etere. Allo stesso tempo, però, è anche un importante mezzo per farsi conoscere, perché raccontavi prima che tu sei conosciutissimo in Cina, dove addirittura uno dei tuoi video o più video sono stati cliccati migliaia di volte e sei stato il chitarrista più seguito in Cina. Sì, c'è stato un periodo, adesso non so se è ancora così, non credo, perché anche io ho fermato un po' quella mia attività, però c'è stato un periodo in cui suonavo questo genere che si chiama fingerstyle, però sempre con mie composizioni. Io ho sempre amato scrivere, quindi ho registrato anche un album di sola chitarra acustica, quindi con delle tecniche particolari, eccetera. È successo che io pubblicavo i miei video su YouTube, e in Cina non esiste YouTube perché c'è la censura, e hanno ricaricato, diciamo, la maggior parte dei video, credo, su questa piattaforma che è uguale, identica a YouTube, ma si chiama Youku, e il mio video era quello più visto tra tutti i chitarristi nel mondo musicale, ero il primo, e io me ne sono accorto perché mi hanno scritto in tantissimo, la casella email completamente intasata di indirizzi cinesi, indirizzi mail cinesi che aggiravano il firewall e mi chiedevano se avessi lo spartito. E quindi è stata una cosa simpatica, perché era un mondo parallelo, e quindi ti rendi conto che non sono diventato famoso, tra virgolette, in Italia, in Cina sì, e non lo sapevo, questo non mi cambia niente, cioè, è bello che in tanti mi abbiano scritto tante cose belle, che la mia musica sia arrivata fino a lì, quindi questo è in qualche modo mi sento anche di aver restituito un po' tanto di quello che ho preso, perché io ho imparato tantissimo da YouTube, da Andy McKee, Antoine Dufour, gente che sta in Canada, in America, quindi persone che non ho mai incontrato dal vivo neanche, però col quale sono riuscito anche ad avere poi una corrispondenza e anche un riscontro sui miei pezzi. Quindi la tecnologia, ci sento di dire che a me ha dato tantissimo, ma a tanti, ti dà la possibilità di conoscerti, di farti conoscere, di metterti in un mondo che prima non esisteva. Di contro siamo tutti lì, certo. Ok? Quindi ovviamente anche sui contro, come ogni epoca, si porta dietro possibilità e problemi. Ti chiedo un'altra cosa, tu tra l'altro hai scritto anche colonne sonore di film. Sì. Ecco, ci spieghi un pochettino che differenza
c'è per noi profani trascrivere una canzone e scrivere addirittura una colonna sonora di un film, quali sono i passaggi, perché è una canzone che dura un tot, ha tutta una serie di regole, definiamole così, abbastanza precise, e invece per la colonna sonora che cosa, che tipo di lavoro hai dovuto fare, quale impegno hai avuto? Okay. Allora, premetto che io non sono un autore di colonne sonore, mi è capitato di farle, ma perché i registi in questione conoscevano me e il mio gruppo con Carlo Fasciano e Giulia Smada come musicisti, e quindi piacevano le sonorità che noi creavamo. Quindi in realtà non è stato molto diverso dal comporre una canzone, perché comunque andavamo a fare delle cose che sapevamo fare, era il nostro mondo sonoro. Certo, la sfida è stata quella di inserirsi e capirsi col regista su quali potessero essere le immagini sonore da dare. È stata anche una bella sfida, perché in realtà il film in questione, che è Nel mondo di Danilo Monte, che parla di un documentario su tutta la nascita del figlio, la crescita, il primo anno di vita, fosse diviso nelle quattro stagioni, e quindi ogni stagione doveva avere una sua personalità, e noi abbiamo creato questi quattro momenti sonori dove appunto identificavano l'autunno, la primavera, estate, inverno, ed è stata una bella sfida. Però noi comunque siamo sempre stati un gruppo che faceva musica in qualche modo seguendo delle immagini, anche solo che avessimo in testa, però era sempre creare dei mondi immaginari larghi, ampi, insomma, molto visionario. Chiudiamo parlando della musica. Prima hai fatto un passaggio non indifferente, dicendo purtroppo il mondo della musica, i musicisti non sono molto presi in considerazione da tutta una serie di situazioni, dal mondo della politica, da quello che ci circonda, perché effettivamente gli ultimi 2 anni e mezzo, comunque il periodo della pandemia, è stato difficilissimo, perché la chiusura di tutto, l'impossibilità di potersi esibire. In realtà poi quello che dicevamo prima, internet ha aperto una serie di mondi diversi, però credo che per chi faccia musica, anche il fatto di avere l'impatto col pubblico, il fatto di avere il calore delle persone davanti, sia sicuramente importante, che ti trasmetta poi delle emozioni che ti permettono anche di dire ok, ho ancora più voglia di fare, di vivere questi momenti. Ecco, quanto questi ultimi anni hanno cambiato il modo, non tanto tuo di fare musica, ma di fare musica in generale e di approcciarsi a questo mondo? Guarda, a noi, per dire un po' come gruppo, ci ha bloccato, nel senso che noi eravamo in procinto di fare il terzo album, poi non solo per il Covid, però comunque è stato sicuramente un fattore abbastanza determinante, perché ti trovi a dover investire delle cifre considerevoli che poi non hanno un ritorno, perché i ritorni ad oggi non sono nello streaming, come ormai si sa, nel senso che non sottopagati di più, e quindi l'unico introito che hai è il merchandising, è il fatto di andare a suonare in giro, di ricevere un cachet, quindi di far pagare il biglietto delle persone. E se tu non puoi farlo, non hai entrato. E quindi magari investi tot mila euro per creare un disco, che poi non vendi neanche più, perché i dischi ormai non servono più, sono un supporto già obsoleto. E perché lo fai? No? Quindi è difficile poi vedere il fine. Quindi o sei un ragazzo giovane, mi viene da dire, perché io mi sono sentito un po' vecchio in quel momento, dove riesci davvero a dimenarti e orientarti bene in questo mondo digitale, quindi saper parlare anche quel linguaggio con le stories, Instagram, con tutto quel mondo digitale che non saprei neanche descrivere bene, perché mi sento un po' più fuori oramai. Lo dice a uno che è considerato vero e proprio boomer, visto che io ogni tanto compro ancora i vinili, quindi detto sì. Tutto. E quindi diventa difficile poi avere una sostenibilità economica. E quindi sì, a me è andata bene che comunque avevo l'insegnamento. Io, anche lì con la tecnologia, sono riuscito a fare lezioni online con le scuole, ci siamo organizzati e abbiamo fatto comunque lezioni online. Però per colleghi musicisti che vivevano di solo live è stata parecchio dura. Quindi diciamo che
per dire, per parlare un attimo di politica del governo, che ha preso delle misure, nel senso ti diamo un tot di percentuale in base al tuo reddito dichiarato con l'attività live, però stai andando a sostentare, ed è giusto per carità, artisti che hanno potuto fare un certo reddito perché comunque sono già affermati, quindi hanno già in qualche modo, come dire, sbarcato il lunario. Okay. Invece tutti gli altri, tutto quell'underground, quella dimensione che sta un po' più sotto, no, anche perché non è legiferata, non, insomma, non, sì, la sì. musica è proprio così. È un po' vacuo da un certo punto. C'è ancora tanto da lavorare. Sì, c'è molto. Non sono considerati, ecco, la metterei un po' su questo piano qua. Beh, invece noi li consideriamo, infatti ti abbiamo invitato proprio per questa chiacchierata perché... ci piace, noi lo diciamo, lo dico sempre costantemente quando realizziamo queste interviste, ci piace far conoscere anche quelle che sono le realtà del territorio che a volte sono, come dici tu, un po' più underground, non perché tu suoni qualcosa di underground, ma perché purtroppo arrivando anche dalla provincia diventa un pochettino più complicato. Poi in realtà ci sono, la scena caravisana è sempre stata importante, tantissimi gruppi, musicisti, tanta voglia. Però anche è importante dare questi messaggi dove diciamo appunto, soprattutto anche i giovani, ci sono giovani che hanno voglia di fare e che devono essere presi da esempio. E allo stesso tempo sono lo stimolo ad altri, per altri giovani di intraprendere chissà una strada come la tua, una carriera come la tua, e che un giorno diventino musicisti o insegnanti, ma che alla fine condividono la passione. Sì, sì, anche meglio della mia, spero, però nel senso... No, l'importante è che si faccia musica perché fa star bene, quindi... Bisogna fare quello che ti fa star bene, e seguendo quella roba lì, secondo me, non sbagli mai. Che è una banalità, però è, come tutte le banalità, hanno assolutamente un fondo di verità. E che verità. Andrea, grazie per la chiacchierata, alla prossima, nel senso che ci piacerebbe risentirti poi più avanti, anche per, chissà, parlare di nuovi progetti, nuove iniziative, le nostre porte sono aperte, ti aspettiamo. Grazie a voi. Grazie, ciao.